Ciao pesche del mio cuore, come state? Spero tutto bene. Questo sarà un video principalmente chiacchiericcio, spero di non essere troppo prolissa, faccio il possibile, vi chiedo scusa, purtroppo questo argomento mi attanaglia la vita e quindi veramente faccio il possibile, nel dubbio vi chiedo già scusa e vi ringrazio qualora dovesse finire l'intero video. Di che cosa andremo a parlare oggi? Un po' della dinamica che c'è all'interno della vendita del libro e di alcuni generi in sé per sé. Detta così è molto generica, una volta che inizio a parlare capirete bene tutto, tant'è vero che non so nemmeno come so chiamare questo video, non so dargli un titolo. L'unica cosa che vi chiedo e che vi dico è di cercare di essere educati, non dico gentili, ma educati quantomeno, che poi l'educazione porta alla gentilezza, ma vabbè, io cercherò di fare altrettanto. Vi anticipo già che qualsiasi cosa io dirò non è dedicata a qualche persona in particolare. È un pensiero che io ho partorito da un bel po' di tempo in realtà e che adesso credo di avere abbastanza elementi per poterne parlare al meglio. Allora, quindi di che cosa parliamo? Recentemente mi è capitato di vedere due tipologie di video. Uno di Ilenia Zodiaco, dove lei parlava del problema dei romance. Vi consiglio di guardarlo perché secondo me è molto bello, anche proprio come bagaglio culturale da sapere alcune cose. E l'altro è stato un video intitolato, se non sbaglio, sarebbe meglio non leggere che leggere libri di merda. Ora, questi due video secondo me sono molto belli da guardare, sono molto interessanti, aprono un dibattito interessante che io vorrei portare avanti. Li metterò tra virgolette insieme a questi due video per quanto riguarda i concetti generali. Non prenderò troppo spunto da quello che dicono nei video, ma comunque vi rimando a guardarli, anche se sicuramente essendo canali più grossi dei miei, magari li avete già visti. Detto ciò, Lena Zodioco, per esempio, parla del problema dei romance come problema, tra virgolette, per quanto riguarda il fatto che, da quello che ho capito io, così porto le mani avanti, per il fatto che le donne lo comprano, è dedicato ad un pubblico prettamente femminile, per il fatto che si può essere un po' più libere mentalmente per quanto riguarda la sfera del sesso. Ovviamente io sto accorciando tantissimo un video di quasi 40 minuti, quindi ripeto, le mie parole tra virgolette valgono poco. Invece per quanto riguarda il video del sarebbe meglio non leggere che leggere libri di merda, si faceva questo la persona che l'ha creato, perché poi c'è stata un'altra ragazza che le ha risposto, ma la persona che l'ha creato in realtà parlava del fatto che alcuni libri sono molto pericolosi perché i ragazzi si adagiano su un livello molto basso. Ripeto, prendetelo sempre con le pinze, io vi sto estrapolando quello che ho capito io, quindi magari non ho capito un cazzo. A parte questo, vorrei iniziare proprio da questo. Io non credo che una persona non debba leggere perché il libro che per me è un libro di merda, magari per un'altra persona è un ottimo libro, ok? Come dico nelle mie storie su Instagram, personalmente credo che ci siano libri di categoria A e libri di categoria B. È una cosa molto personale. Per esempio, per me dipende da diverse cose, dalla casa editrice, dalla struttura del libro, dalla sintassi, dalla storia, dalla punteggiatura che c'è all'interno del libro, ma perché io prediligo determinati libri. Per me, Delitto e Castigo di Dostoevsky è un libro di serie A. Starcrossed, che è una saga fantasy che io ho, per farti capire, per me è un libro di serie B, perché comunque è un libro di intrattenimento, secondo me molto bello, strutturato molto bene, ma che non ti porta a qualcosa di importante nella tua vita. Il corpo ricorda, casa editrice NNE, per me è un libro di serie A, perché se letto nella giusta tempistica, nel giusto momento, può veramente aiutarti e cambiarti la vita. Questo, ripeto, è sempre un parere personale. Delitto e Castigo e Il nostro corpo ricorda, Il corpo ricorda sono due libri totalmente diversi, quindi non si possono paragonare. Però, per esempio, uno degli aspetti per il quale io dico che un libro è di categoria A è proprio per quello che poi ti porta nella vita, è quello che poi ti fa dire, ok, questo libro ha avuto la capacità di cambiarmi la vita.
Detto ciò, riprendendo il video invece di Legno Zodiaco, io personalmente sono pro ai libri frivoli, ai libri che io chiamerei di categoria B, ai libri giusto per intrattenimento, perché uno non può leggere sempre queste cose che, mamma mia, in realtà ognuno può fare quel cazzo che c'ha voglia nella vita. Se io voglio martoriarmi l'anima, lo faccio, non è un problema. Vi consiglierò libri che si martoriano, dove ti martori l'anima, però non succede nulla. Io stessa ho letto dei libri cicciottelli, frivoli, carini, ok? E mi sono piaciuti e li ho consigliati. Un libro che consiglio è quello 10 minuti, una roba del genere della Gambarasi, se non sbaglio si chiama così, non mi ricordo. Vabbè, comunque è un libro frivolo, è un libro che io considero di categoria B, ma allo stesso tempo però mi ha portato qualcosa di tanto bello nella mia vita, e quindi lo consiglio per quanto sia un libro un po' così, no? Ok, cioè non è Delitto e Castigo di Dostoevsky, ecco. Lo cito perché è quello che sto leggendo adesso in questo periodo. Comunque, io però credo che ci sia un problema enorme per quanto riguarda i romance. Ti spiego. Se una ragazzina, allora, fai questo ragionamento con me. Se una ragazzina che è nel pieno della sua pubertà, quindi fai dagli 11 anni fino ai 18, legge questi libri romance dove il protagonista è super figo, alto 2,90 m, tatuato, grosso, bello, che ti scoppa come veramente, ma proprio solo nei film, abbiamo un problema. Ma non perché io non voglia promuovere o incentivare la cultura del sesso, anzi, io credo che sia doveroso incentivarla, insegnare alle ragazze che la possono dare a chi vogliono, l'importante è che usino il preservativo, per farti capire, o che usino delle precauzioni, che le facciano usare, esiste anche il preservativo per le donne. Sono pro a queste cose, assolutamente, non sono una puritana, non sono casa e chiesa, anzi, per farti capire. Però io trovo grave che una ragazzina possa perdere l'orientamento, e lo dico con cognizione di causa, cioè lo dico perché quando ero piccolina io lessi un libro che si chiama Lolita e io dissi che volevo che qualcuno mi amasse nello stesso modo. Alla veneranda età di 30 anni me ne vergogno molto e dico: ok, c'è stato un misunderstanding, togliendo il fatto che Lolita non sia un romance, ok? Però è per farti capire, sicuramente io ho detto questa frase perché avevo un problema di attaccamento e di senso dell'abbandono, che sia chiaro, ma questo mi è stato diagnosticato da persone competenti. Però mi è capitato più e più volte di fare questo pensiero. Adesso vorrei che qualcuno mi amasse come le nostre anime di notte, ok? Il livello è sicuramente cambiato, se proprio dovessi scegliere qualcuno a cui ispirarmi. Però è questo quello che mi spaventa, che le ragazzine poi si fanno un'idea, io le chiamo ragazzine, Gioia, perché ho 30 anni, non per sminuire, che le ragazze si facciano poi un'idea sbagliata di quello che è, di quello che deve essere il romanticismo e il sesso. Una ragazza su TikTok se l'era un po' presa per questo commento non fatto da me, dove diceva: vabbè, ma la gente che legge gialli mica va ad ammazzare le persone. No, certo, ci si augura che non sia così, assolutamente. Personalmente ho una sfilza di gialli da leggere e che ho letto nella mia vita, gialli thriller, e non ho ancora ucciso nessuno. Non mi è venuta nemmeno voglia, quindi direi che abbiamo raggiunto lo scopo minimo di sopravvivenza. A parte questo, io non credo sia un'ottima accusa, non credo sia un ottimo pilastro che possa far stare in piedi questa cosa. Credo invece che sia una specie di finta partita a tennis che non porta a nessuna vincita. Sicuramente se fai questo paragone hai ragione. La differenza sottile sta che nel thriller, al massimo, nella peggiore delle ipotesi, io posso leggere che viene ucciso un bambino o che viene stuprata una donna, che comunque purtroppo sono cose che succedono nel mondo, come succedono le relazioni tossiche nei romance, non è una cosa tanto al di fuori della realtà, ma non viene mai romanticizzato questo gesto. Cioè, a parte, almeno che tu non lo leggi dalla parte del serial killer, che comunque poi viene catturato, o almeno si spera, è quello alla quale andiamo a parare, non,
non c'è una romanticizzazione di quello che sta succedendo, non c'è un desiderio sessuale, non è un My Little Pony che perde il senso di essere un My Little Pony per i bambini. Io so che tu hai capito che cosa intendo. È questo il problema, che viene romanticizzato una cosa che, non, che dovrebbe essere denunciata. Se io leggo di questo ragazzo che per l'amor di Dio è bellissimo, ok? Che fa violenza su di me. E io lo trovo eccitante, abbiamo un problema. Sotto le coperte, nel letto, ognuno fa quello che vuole, assolutamente, indiscutibile questa cosa. Se io, nella mia vita privata, dentro il letto, voglio essere picchiata e legata, va bene, non è un problema. Al massimo ci rimetto io, però è una cosa, che ha, che è la la sostanziale differenza netta che porta al pro di tutto ha il consenso di entrambe le parti. Il problema è che spesso si legge nei romance che non c'è il consenso, o almeno non all'inizio. Ed è grave che non ci sia il consenso. Io non giudico il fatto che una ragazzina possa eccitarsi per determinati comportamenti da bad boy. Perché? Perché personalmente penso che abbiamo una cultura di patriarcato che purtroppo, credo proprio per sopravvivenza, ci abbia portato a essere eccitato da un uomo che ci stringe il collo, ok? Però no, non giudico la pratica, ok? Ripeto, nelle lenzuola, nel letto, quando c'è il consenso, si può fare quello che si vuole. Il problema viene fuori. Cioè, se un uomo, anche il mio partner, dovesse mettermi le mani al collo al di fuori del letto, subito. Dai carabinieri, subito denuncia. E ve lo dice una persona che purtroppo ha subito delle violenze. Per quello lo dico con cognizione di causa. Perché non avevo capito. Perché c'era stato un grande misunderstanding. E perché ai tempi, quando ero piccolina, io ho avuto vergogna e difficoltà a parlarne con mia mamma. Una volta fatto, il problema si è risolto, nel senso che poi hanno preso in mano la cosa gli adulti ed è stato meglio per tutti quanti. Però per farti capire, è quello il problema. Io non giudico il fatto che tu voglia leggere di questa scena di sesso molto bella, anche se poco veritiera, perché poi il problema è anche quello, ma quello poi diventa un problema personale. Cioè, se tu pensi che una persona nella vita reale ti possa fare in quel modo, oh no, ti auguro tanta fortuna nella vita, te ne auguro tantissima di fortuna. Se qualcuno ti scopa in quel modo, sono contentissima per te, assolutamente, ti auguro il meglio nella vita. Ma purtroppo la maggior parte delle volte non è esattamente così. Nulla togliere agli uomini, nulla togliere alle donne, ma è proprio una questione di intimità, di feeling che si crea col tempo. Almeno che non sei veramente fortunata. E ripeto, io ti auguro il meglio nel mondo. Infatti, personalmente non critico i romance per quanto riguarda le scene di sesso, anche se secondo me fanno molto ridere perché alcune cose sono veramente amo. Mi fanno ridere i porno, figurati se non mi fanno ridere delle scene scritte di sesso. Cioè, io rido proprio perché dico: ma in che senso? Ma poi come la stai mettendo? Come la stai girando? Un altro problema è quello dell'alimentazione della corporatura, dell'aspetto fisico. Nei romance vengono sempre descritte queste persone che idealizzano un Adone e una Afrodite che, Afrodite no, perché Afrodite era un po' cicciottellina, però va bene, mettiamola così, un Adone e un Afrodite che nella vita reale non esistono ed è giusto che non debbano esistere, nel senso che ci auguriamo che le persone non abbiano disturbi alimentari. La maggior parte dei romance che io ho letto per permettermi di parlare così, tutte mangiavano male, nel senso che mangiavano poco, cioè non è un libro tipo Affamata, se non sbaglio si chiama. Quel libro è nato con il voler denunciare il disturbo alimentare, di volerne parlare, di fare rumor, è un altro discorso. Sono proprio queste pillole, questa goccina nel cervello che ti entra e magari ti fa pensare che saltare i pasti o mangiare solo insalate sia un'ottima idea. Tu non devi arrivare come me, tu non devi arrivare ad essere grassa come lo sono io. Ma non devi nemmeno privarti di una cosa buona come il cibo, mi raccomando. Poi certo, concordo con le ragazzine che dicono: i miei genitori mi seguono,
loro sanno che cosa leggo, loro, magari inteso più la mamma, perché è brutto da dire, ma se io dovessi dire a mio padre che cosa leggo, non lo capirebbe, ma perché appunto leggo Dostoevskij, però va bene. Cioè, sono ragazzine controllate, sono ragazzine seguite, e allora va bene, perfetto, leggiti veramente quello che vuoi. Ma il problema nasce se ci sono delle famiglie disfunzionali e le ragazzine si aggrappano a questo tipo di amore. Già hanno problemi loro, se poi si aggrappano anche a questo tipo di amore è un problema. Io ne parlo non perché voglio fare la psicologa di turno, non sono la buona samaritana che può aiutare le ragazzine ad uscire da una situazione del genere. Ne volevo solo parlare, per fare un dibattito costruttivo. L'ultima parte di, in realtà, questo mio grande di questa mia grande polemica, in realtà, è anche il fatto che alcune ragazze. E parlo di ragazze perché hanno dai 25 anni in su, quindi si avvicinano di più alla mia età, che leggono principalmente fantasy e romance. Una volta che leggono un thriller, lo descrivono orrendo. Oppure leggono Verity, che io ho letto, per la quale ci ho fatto anche una recensione, e pensano che sia il thriller più bello che loro abbiano mai letto, il thriller meraviglioso dell'anno, epocale, e deve vincere il premio Strega. Quando io parlo di libri di categoria A e libri di categoria B, intendo anche questo. La cultura personale che ha una persona dietro i libri ti può portare a fare un'ottima recensione, ti può portare a consigliare un libro, in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature. Se tu mi dici che. E io purtroppo l'ho sentito. Se tu mi dici che Jane Austen non è, fa proprio male a dirlo, non è alla pari della Kingsley, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. No, amo, semmai è il contrario. Jane Austen, la Kingsley. Ma non perché Kingsley qua perché è una donna meno valida, a livello di donne sono uguali assolutamente, però si parla di scrittura. Jane Austen scrive una cosa, la Kingsley ne scrive un'altra, Jane Austen non scrive romance. Va bene? Hanno detto che. Allora, se tu mi dici che un autore come Dostoevskij è difficile, perfettamente d'accordo. Se tu mi dici che un autore come Arriaga è difficile, perfettamente d'accordo. Non. È così, è un dato di fatto. Se tu però mi dici che un libro come Lolita è un ottimo romance, c'è qualcosa che non va alla base. Impariamo a. Abbiamo creato i dark roman, i fantasy roman, i romance al cazzo. Impariamo a dividere anche altre categorie di libri. Lolita non è un romance, mi raccomando. Io trovo assurdo per dire che Lolita non sia un romance, però va bene, cosa devo fare? Va bene lo stesso. Quando un ragazzino critica la saga di Harry Potter, va bene, non è un problema, non abbiamo perso una pietra miliare, non succede nulla, però se una ragazza, o un ragazzo dice che Jane Austen non scrive bene, abbiamo un problema, abbiamo un grosso problema, perché appunto finché le persone leggono libri di serie B il mondo andrà avanti molto male. Mi dispiace dirlo, mi dispiace. Concordo che ognuno nella vita si deve leggere quello che vuole, ma se tu ti leggi quello che vuoi e poi fai una critica po poco costruttiva e soprattutto poco veritiera, perché è un dato oggettivo, cioè tu puoi. Ti può non piacere quel romanzo, perché ti può non piacere la storia, ti può non piacere la struttura, sicuramente è difficile leggere Guerra e Pace, assolutamente, perfettamente d'accordo. Allora dici, guarda, io ho provato a leggerlo, non sono riuscita o riuscito ad andare avanti, va bene, non è un problema, ci sta assolutamente, tanto di cappello che tu ci abbia provato. Non ci vuoi provare? Non è un problema, tanto di cappello che tu hai avuto l'ardire di dire io non ho voglia, non ho voglia, non ho il coraggio, non è un problema. Perfetto, sei la mia persona preferita, assolutamente. Ma se poi lo leggi tutto, io parlo di Guerra e Pace, ma ripeto, questa cosa si può estendere a qualsiasi altro romanzo.
e poi dici che è scritto male, gioia, no, non è scritto male, dai, mi raccomando, non è scritto male, cioè che poi abbiamo un problema, se no. È un problema grande. Ho visto dei video dove davvero dicono che Lolita è un ottimo romance. Io lo trovo grave come cosa. Però va bene, il discorso più grande in realtà è questo. Che magari una persona segue un'altra ragazza che parla principalmente di romance. Incappa in un thriller, non si sa bene per quale motivo, e lo descrive come libro osceno, orrendo, non scritto bene. Una volta una ragazza ha criticato Donato Carresi dicendo che Donato non scrive bene. Ok. Ho letto il post di una ragazzina che ha letto La Vegetariana e non l'ha capito. Ci sta che tu non l'abbia capito. E poi ha aggiunto, quindi non è un bel libro. Non credo che La Vegetariana non sia un bel libro. Credo che sia sicuramente un po' difficilotto da leggere, da interiorizzare. Ci rimango male, sai perché? Perché magari io mi leggo. E questa polemica non nasce solo dal fatto che mi rode il culo, ma almeno io lo ammetto, non nasce solo da quello. Nasce dal fatto che mi dispiace veramente che qualcuno, che qualche persona possa non apprezzare quello che è oggettivamente un ottimo libro. E, non, e farci una recensione. È detta così, la frase non rende. Se tu hai le competenze per leggere solo fantasy, e qua in realtà è l'unica volta è l'unica volta in cui io mi riferisco a un'adulta. Se tu hai le competenze per leggere solo fantasy e romance, limitati a leggere quello. E quando leggi un ottimo libro, non parlare, non lo fare, non permetterti di parlarne, perché non hai le competenze, non hai le basi, come io non critico più di tanti romance perché non ne leggo così tanti. Bisogna essere coerenti nella vita, bisogna essere coerenti, perché magari la gente ti segue e veramente non compra quello che in realtà è un ottimo libro o addirittura a volte un capolavoro. E a me rode perché questa gente ha seguito. Il problema del fatto che la gente non mi segue è perché io sono molto altalenante, sono stata molto altalenante, e quindi ci sta, oltre al fatto che io possa sicuramente non piacere, ci sta, non è un problema. Però se tu hai le competenze per parlare solo di alcuni tipi di libri, quando esci dalla tua comfort zone, assicurati che quello che stai dicendo non intacchi poi più di tanto la possibile vendita del libro. A me non me ne frega niente se tu dici che Ken Follett non sa scrivere. Capito? Personalmente non mi interessa. Come se dici che Arriaga non sa scrivere, nonostante sia il mio autore preferito. A me non interessa. Mi dispiace che tu ti possa perdere quelli che sono dei bei libri. E nel caso di Arriaga, personalmente è un capolavoro. Però ammetto che sia una cosa molto personale. Mi dispiace, mi può dispiacere perché so che non potrai apprezzare in questo periodo della tua vita, si augura che poi tu cresca e cambia, possa cambiare quelli che sono veramente degli ottimi libri, ma non è un problema, non succede nulla. Mi urta però che le case editrici ti inviano libri belli a volte. Questa ragazza che parlò male di Carresi, la casa editrice Longanesi le inviò il libro e lei disse che Carresi non sapeva scrivere.
E posso concludere qua, posso concludere qua questo grande dibattito. Detto ciò, io spero di essere stata quanto più comprensibile possibile con quello che intendevo, non lo so, poi comunque lo riguarderò. Io spero di essere stata il più comprensibile possibile, ibile. Spero di non aver offeso nessuno, volevo solo dare il mio pensiero, il mio parere, non richiesto indubbiamente su questo argomento, perché ci tengo tanto e perché mi dispiace. Mi dispiace che altre persone, perché io non parlo solo di me, parlo anche di altre persone che secondo me meriterebbero tantissimo. E vedo che nessuno se le calcola più di tanto ed è molto triste perché secondo me valgono tantissimo come persone. Però ripeto, il valore delle persone è una cosa molto soggettiva, quindi ci sta. Però va bene lo stesso. Non so perché la macchina fotografica non mi ha preso l'ultima parte, comunque volevo alla fine saluto, dico semplicemente che ringrazio per aver guardato il video fino alla fine e che vi auguro una buona giornata o una buona serata e un bacio sulla pesca.